Sono venuto direttamente in ambito outdoor per provare questa caffettiera multiuso della Best Argot. Allora, oggi vedremo come utilizzare questo pentolino per avere un set da cucina ultra light. Quindi useremo questo e in più mi sono portato un micro fornello, anche questo in titanio, che avevo di già, a combustibile solido. Come potete vedere, questo qua si apre a ventaglio, nel mezzo c'è il combustibile solido, si apre a ventaglio e può essere utilizzato come microfornello ultralight perché non pesa quasi nulla. Io per sicurezza oggi userò questa pentolina per non avere direttamente il contatto con il terreno, perché non voglio avere problemi. Potremmo riscaldare dei piatti liofilizzati, o meglio, io ho trovato il couscous già pronto, che ha bisogno soltanto di 200 ml d'acqua e in 5 o 7 minuti di cottura è già pronto, e poi se volete anche i noodles classici. E poi dopo mi sono portato la moka e del tè, almeno possiamo provare entrambi. Iniziamo con riscaldare un po' d'acqua e proviamo sia a fare il couscous che i noodles classici. Questo secondo me è il setup più leggero che uno può avere per prepararsi un piatto caldo a pranzo, a cena, e anche una bevanda calda, perché meno di questo non esiste niente. Anche questo è ultralight con combustibile solido, quindi meno di quello non c'è nulla. Iniziamo. Qui, come potete vedere, come vi avevo già detto, esiste il gancetto per appenderlo direttamente sopra il fuoco tramite un moschettone o un pezzo di legno. Accendiamo questo basta un accendino. Oggi fa tutto molto pratico, versiamo dentro la dose di acqua esatta, che è circa 300 millilitri per i sake bon, e aspettiamo. Ho messo un piccolo tagliare per parare un po' il vento. Siamo quasi a ebollizione, vedo. Beh, tenendo conto che sono soltanto delle piccole pastiglie di combustibile solido e sono passati 9 minuti, sono abbastanza soddisfatto. Certo, queste sono, è un kit ultralight per climi estivi, perché in inverno dubito fortemente che un setup così funzioni. Quindi al posto del microfornello in titanio io consiglio il gas. Beh, dopo quasi 16 minuti l'acqua sta bollendo. Però io vi consiglio a questo punto di portarvi o un piccolo fornello ad alcol o un fornellino a gas. Allora, vedete, sta cominciando già a bollire. Buttiamo prima gli aromi, che vengono sempre dati con i noodles. Poi buttiamo anche loro. Piano piano si reidratano e vengono tipo spaghetti, ecco. Una volta che sono pronti e si sono reidratati, si possono anche scolare, perché a me tutto quel brodo lì non mi piace. Allora, dovete mettere
il coperchio con i fori sulla parte anteriore, ok? Premere in fondo, fino in fondo qua, e poi, ora io per praticità uso questo, per non sporcare a giro, scolate direttamente tutto il brodo che non volete. Vedete? Poi ritirate su, sfilate e in fondo ci sono il vostro piatto di noodles bello asciutto. Vedete? Assaggiamo, tanto questi sono i sake bombs che direi ottimi. Il fornellino che ho usato con combustibile solido io ve lo consiglio solo esclusivamente in caso di emergenza, però io volevo testarlo e ha funzionato, quindi sono abbastanza contento, ecco, diciamo. Adesso invece proviamo un micro fornellino a legna per sempre per riscaldare l'acqua e prepariamo stavolta un couscous. Bene, diamo una sciacquata al nostro pentolino e si parte. Questo è molto semplice nel montaggio perché, come vedete, sono tutti pezzetti a incastro. Si parte da quello posteriore, questo si mette a X o a croce ed ecco pronto il nostro piccolo fornelletto. Stessa procedura di prima, ora qua metterò un quadratino di diavolina ecologica e un po' di legna, proprio poco, tanto per far bollire la nostra acqua. Versiamo 200 ml d'acqua, semplice perché c'è la scala graduata, sicché anche qua ho messo il mio tagliere per fare un po' da paravento. Sono passati circa 4 minuti, 5 minuti diciamo, e l'acqua è già a buon punto, sicché direi che questa soluzione è già molto meglio rispetto a quella del fornello a combustibile solido. Certo, sono tutte soluzioni lente, se volete rapidità dovete per forza prendere il gas, perché ma io per passare una giornata nel bosco userei anche questo. Poi ovviamente con queste soluzioni magari non riuscirete proprio a portare a ebollizione un litro d'acqua, però per riscaldare 200-300 ml d'acqua per un caffè, per avere un po' d'acqua calda per un pasto liofilizzato, secondo me si può tentare, ecco. Beh, dopo circa 8 minuti l'acqua si è riscaldata a sufficienza, perché tanto io non la voglio bollente, voglio che si riscaldi fino al quasi ad ebollizione. Vedete? Sta fumando. Ci buttiamo dentro il nostro couscous. Adesso mescoliamo. E facciamo riposare per 5 minuti. Copriamo col nostro coperchio, però questa volta non usiamo lo stantuffo per filtrarlo, perché tanto qui non sarà presente né brodo, né sughi, né niente da scolare, ecco. Passati 5 minuti, guardiamo un po', eccoci. Vedete? È diventato totalmente solido. Allora, io è la prima volta che provo un couscous e
ho sempre usato riso liofilizzato, pasta liofilizzata. Devo dire che mi ha stupito. Non pensavo che fosse così asciutto. Sentiamo un po'. Com'è? Non male. Questo alla mediterranea non è male. Se lo volete lo trovate al Penny Market, sì, che è bello e che serve soltanto 200 ml d'acqua, sì. Quindi in un'escursione direi che è l'ideale. Ottimo. E a fine pasto un bel caffè. Però questa volta lo voglio fare come fanno i francesi o gli americani. Filtrato direttamente con la moka e filtrando la polvere con lui, perché questa è fatta apposta per tisane, caffè e anche noodles, tutto ciò che va scolato. E bene, aspettiamo che l'acqua si riscaldi un po' e poi proviamo con il caffè. La moka poi la butto direttamente qua dentro e poi viene filtrata. Sono curioso perché non ho mai provato a fare il caffè alla francese come chiamano loro, ecco. Comunque pentolino con filtraggio eccezionale. Direi con questo è un oggetto che può essere utilizzato in ogni caso, ecco. Direi che l'acqua è quasi in ebollizione, quindi possiamo già fare il nostro caffè. Io metterei due cucchiai se non tre di caffè. Mescoliamo un po' anche qua, premiamo bene, teniamo premuto e versiamo il nostro caffè. Vediamo cos'è rimasto. Dovrebbe essere rimasto tutta la polvere in fondo. Vedete, sopra non c'è niente e sotto c'è rimasta tutta la nostra polvere di moka. Non è filtrata neanche un granello. Direi eccezionale. E questo è il nostro caffè alla francese, a infusione, diciamo, è un infuso di caffè. Proviamo. Non è un caffè espresso, però non è male. È una bevanda al gusto di caffè, un po' come il caffè americano, diciamo, è fatto con la solita procedura. È buono. Io direi che una bevanda del genere durante un'escursione vi ridà la carica. Anche questo gli do un bel 7 e mezzo, diciamo. Adesso, se ho un po' di tempo, faccio un test anche con il tè. Come vedete, anche in fondo alla tazza non è rimasto praticamente nessuna polvere di caffè, è proprio stato filtrato completamente dalla caffettiera. Io vi lascio tutti i link in descrizione, il sito internet del produttore, altre info. E per qualsiasi cosa, se avete dubbi o domande, scrivetemelo pure nei commenti. Come ultima cosa, proviamo anche a fare un tè classico. Anche qui mettiamo il nostro coperchio per farla riscaldare prima, e anche qui aspettiamo un po'. È quasi in ebollizione, quindi qui mi sono preparato già una bustina col tè. Non ci va buttato, ci va buttato direttamente, vedete, le foglie. Diamo una bella mescolata. Passati 5 minuti canonici,
prendiamo un'altra volta il nostro filtro, chiudiamo. Vi voglio far vedere che una volta chiuso è quasi a tenuta stagna, nel senso è bello bello resistente. Filtriamo, ecco, fino in fondo, andiamo a versare. Come sapore è molto più intenso rispetto a una classica bustina di tè. Questa infusiera, come la volete chiamare, o caffettiera alla francese, è un prodotto eccezionale, in titanio, il sistema di filtraggio ovviamente è in acciaio, quindi potete mettere tutto in lavastoviglie e via. Il prezzo è abbastanza contenuto, mi sembra su Amazon si trova a circa una trentina d'euro. Ci potete fare sia tisane, caffè, tè, qualsiasi bevanda e anche qualche pasto, come vi ho fatto vedere i noodles. Per quanto mi riguarda, e in alcune occasioni, io potrei portarmi solo questa e un fornellino a gas. E il fornellino a gas, se volete, potete metterlo anche direttamente qua dentro, perché come vedete c'è lo spazio, anche se c'è il sistema di filtraggio, ma all'interno qua ce n'entra di roba. Il video finisce qua. Se vi è piaciuto il video e lo trovate interessante, lasciate un like, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video.